Apre a Pieve di Cadore la mostra La battaglia di Cadore, storia, contesti, copie da Tiziano, che si sviluppa attorno a un dipinto di Leonardo Corona, un'opera che verosimilmente riproduce quella andata perduta del pittore veneto, nella cui casa natale è ora ospitata. Cinque secoli dopo si ricorda così lo scontro che avvenne il 2 marzo 1508 nei dintorni di Valle di Cadore, in località Rosecco, in cui si videro contrapporsi i veneziani capitanati da Bartolomeo d'Alviano e l'armata imperiale di Massimiliano I, che si narra venne completamente sterminata. È importante perché per il quinto anno consecutivo riusciamo a valorizzare ancora di più la casa di Tiziano, ad accogliere i visitatori a venire più volte, ma anche perché racconta un territorio che è quello cadorino a cui la magnifica comunità fa capo. Tiziano, nato proprio a Pieve di Cadore, nel 1513 si offrì di eseguire un telero celebrativo avente per soggetto la battaglia, destinato alla sala del Maggior Consiglio del veneziano Palazzo Ducale. La consegna avvenne però solo nell'agosto 1538, dopo che il pittore era stato minacciato di pesanti ritorsioni economiche per l'enorme ritardo. L'opera andò poi purtroppo distrutta nell'incendio che nel 1577 devastò l'intero palazzo. Credo sia da mettere in evidenza lo sforzo, l'impegno della magnifica comunità di Cadore nel aiutarci a far memoria. Questo è un capitolo importantissimo della storia del Cadore che va ricordato e per fortuna c'è la magnifica a ricordarcelo continuamente attraverso una serie di iniziative che fanno riferimento a Tiziano ma che raccontano la storia vera di questa nostra terra. Il quadro ora esposto a Pieve, che in realtà non si sa con assoluta certezza quale episodio storico rappresenti, è opera di grande pregio, giunta a Palazzo Pitti nel 600 grazie al cardinale Leopoldo de' Medici e che rarissimamente aveva lasciato Firenze.